Intanto vi ringrazio per l'invito che ho accettato molto volentieri, vengo volentieri in Italia, soprattutto da voi. Vi porto i saluti fraterni della mia piccola organizzazione, sezione della Quarta Internazionale in Germania, che si chiama Sinistra Internazionale Socialista. E voglio cercare di darvi, nel limite del tempo possibile, un piccolo quadro della situazione sociale e politica in Germania. Cominciamo con i salari reali. Abbiamo avuto una perdita di salario reale dal 2000 ad oggi del 4,5%. In questo stesso periodo gli introiti delle imprese e dei patrimoni sono scesi del 30%, no, sono scesi, hanno aumentato del 30%. La Germania oggi è un paese in Europa con la maggiore diseguaglianza sociale. Questo effetto è stato, si è prodotto per la volontà politica decisa di costruire un settore di salari bassi e impieghi precari a partire dal governo verde e socialdemocratico di Schröder. Questo settore di bassi salari comprende oggi il 25% del salariato, dunque una cifra importante. Bassi salari sono soprattutto nei servizi privati e pubblici e anche nel commercio. Ma il mercato del lavoro resta diviso perché in altri settori, come per esempio la metallurgia, soprattutto l'automobile, ma anche la chimica, lì abbiamo ancora orari di lavoro di 35 ore alla settimana, buoni impieghi e un buon salario. Lo strumento maggiore che ha permesso la creazione di questo settore di bassi salari sono state le leggi Hartz, che non mi dilungo perché le conoscete tutti. Oggi abbiamo, le leggi Hartz non hanno per nulla diminuito il numero di persone disoccupate a lunga durata, rimangono a un livello di 1 milione, sono circa 3,3 milioni quelli che toccano Hartz 4 in un modo o in un altro, e soprattutto aumenta il numero di persone che, pur lavorando a tempo pieno, hanno diritto a Hartz 4 perché non arrivano a tirare la fine del mese. Una differenza importante del nostro paese in rapporto ad altri paesi in Europa è che queste misure hanno permesso di calare il tasso di disoccupazione. Oggi abbiamo 3 milioni di disoccupati, il che è un 6,8%. Ultima misura molto scandalosa, anche lei introdotta dal governo di Schröder, è stata la pensione con 67 anni. Abbiamo un degrado dei servizi pubblici enorme dovuto alla privatizzazione, soprattutto nella sanità e nell'educazione. Per darvi un'idea, da noi professori di scuola, non dappertutto, ma in qualche luogo, professori di scuola sono assunti per un anno, al tempo delle vacanze scolastiche li mandano a casa e li riassumono, se hanno fortuna, li riassumono dopo il prossimo anno scolastico. Invece aumentano i costi per i servizi pubblici, acqua, elettricità, eccetera, e ci sono parecchie campagne per ricondurre sotto controllo e sotto gestione pubblica
l'energia elettrica, l'acqua, eccetera, per via di referendum che spesso vengono anche vinti. La Germania rimane un paese diviso tra l'est e l'ovest. Il patrimonio della Germania orientale è passato al 90% in mani di capitalisti tedeschi, della Germania occidentale, dunque è un processo di colonizzazione, se volete. Abbiamo in Germania dell'Est un processo di deindustrializzazione molto importante, ma anche nella regione della Ruhr è la stessa cosa. Abbiamo una migrazione della manodopera dall'Est all'Ovest che continua. Abbiamo un'ineguaglianza del livello dei salari e abbiamo molte imprese in Germania dell'Est che non fanno più parte della nostra Confindustria, dunque non sono più soggette ai contratti nazionali di lavoro. Tutto questo, questi processi noi li condividiamo con altri paesi in Europa, però ci sono due differenze sostanziali. Il primo, l'ho già menzionato, è il calo della disoccupazione. C'è anche poca disoccupazione giovanile, molto importante, e una ripresa economica sostenuta dal settore esportazioni che gioca sulla competitività salariale ma anche tecnologica. Dunque il capitale tedesco per il momento è vincitore della crisi, una parte della classe operaia pure, solo una parte, e c'è vediamo un processo di riorientamento economico da parte di certi gruppi industriali che vedono che i loro mercati in Europa stanno calando e per cui cercano di orientarsi più in parte verso l'Asia, ma soprattutto verso gli Stati Uniti. La coscienza di classe è in calo continuo. Fondamentalmente, da noi bisogna sempre tenerlo in mente, la coscienza di classe è stata distrutta dal nazismo e dalla guerra ed è stata poi sostituita in gran parte da un sistema di stato sociale e dalle sue prestazioni, ma col venir meno di queste prestazioni i lavoratori si trovano soli davanti agli attacchi padronali, perché i sindacati per la più parte si limitano a delle battaglie per il salario e queste battaglie oggi sono di più in più difensive, cioè sovente non si tratta più di una battaglia per aumentare il salario, sovente si tratta di una battaglia per non perdere il salario. Per esempio nel commercio del dettaglio sta espirando quello che noi chiamiamo un contratto cornice e il padrone dice o voi abbassate i livelli dei salari oppure non ci sarà più contratto, e per noi sta molto bene se non c'è più contratto, possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo orari di lavoro spaventosi, 35 ore sono per molto pochi. La media oggi si lavora 42 ore alla settimana e spesso molto di più, ma è praticamente impossibile reintrodurre nelle imprese tra i lavoratori un ragionamento per una lotta collettiva, per una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro. Questo è praticamente impossibile. Perché per molte ragioni, un po' per cattive esperienze che si sono fatte con la settimana delle 35 ore, un po' perché i lavoratori spesso vogliono una flessibilità di lavoro individuale, un po' perché hanno bisogno degli straordinari, se no non arrivano alla fine del mese, il che introduce una divisione anche tra i lavoratori in una stessa azienda ed è difficilissimo trovare un denominatore comune e dunque costruire un soggetto
collettivo intorno a delle preoccupazioni di tutti i giorni, comuni a tutti, ma anche diverse per ciascuno. E penso che questo è qui, a questo punto c'è un lavoro di ricostruzione di una coscienza di classe che è da fare, che il sindacato non fa, perché non rientra nella sua visione di essere sindacato, ma che per noi è essenziale se vogliamo avere una base per, sì, anche per una politica, per una prospettiva politica di classe in comune. Voglio dare un esempio. Un nostro il compagno nostro, che ha avuto il più successo nella sua militanza sul luogo di lavoro, è uno che ha proprio sviluppato una campagna nella sua azienda sulle questioni dell'orario di lavoro. Che cosa significano l'orario di lavoro per ciascuno dei dipendenti? Il titolo era: il mio tempo libero è mio e sono io che ne decido e non il padrone. Questo tipo di campagna si limita a un livello aziendale, dovrebbe essere sostenuto da campagne sindacali e politiche che non esistono e che i sindacati non fanno, che i partiti politici non fanno e che noi non siamo capaci di fare perché siamo troppo piccoli. Dunque lì c'è un serio problema. Per la sinistra sindacale, vado molto veloce, praticamente non esiste o esiste molto marginalizzata. Nella metallurgia esiste soltanto in quanto ci sono dei gruppi nell'automobile, in qualche impresa dell'automobile ci sono dei gruppi di lavoratori della IG Metall, ma in opposizione alla linea della IG Metall, che presentano delle liste alle elezioni del Consiglio Operario. A livello sindacale nella metallurgia non c'è un intervento di opposizione collettivo. Nel sindacato della funzione pubblica c'è un piccolo intervento di una sinistra un po' organizzata, e altrimenti c'è una piccola rete di sindacalisti attivi, anticapitalisti, che sono sostenuti da gruppi come noi e dunque non hanno nessun peso politico. Due parole sulla situazione politica. La Democrazia Cristiana e la socialdemocrazia diventano sempre più simili. Abbiamo non solo avuto un processo di adeguamento della socialdemocrazia alle leggi del neoliberalismo, abbiamo anche avuto sotto la l'egide della signora Merkel un processo di socialdemocratizzazione della Democrazia Cristiana. Perché questa signora è stata perfettamente capace di rompere con molti tabù della Democrazia Cristiana. Il nucleare, il salario minimo oggi lo discute anche la signora Merkel, il matrimonio per gli omosessuali, le scuole a tempo pieno, tutta la giornata, il finanziamento di asili nido, tutte queste cose qua oggi fanno parte di un programma elettorale della Democrazia Cristiana. Dunque abbiamo un discorso molto simile e poca opposizione tra la Democrazia Cristiana e la socialdemocrazia a questo livello. Die Linke non presenta veramente delle soluzioni di ricambio, ha un doppio carattere. Da una parte, per noi in Germania, col passato che abbiamo avuto, è un passo in avanti, un progresso molto importante, perché noi fino alla caduta del muro di Berlino non avevamo un partito di massa alla sinistra della socialdemocrazia. Die Linke continua ad essere un partito che non fuori del sistema, soprattutto perché non riconosce
il ruolo imperialista della Germania nel mondo. Per questo è fuori dal sistema della grande politica da noi. Decisamente Die Linke è il partito che è il più identificato con la giustizia sociale, ma le soluzioni che propone sono troppo immediate, sono passi troppo piccoli che propone per il cambiamento e non ha una visione d'insieme per un cambio di sistema. Il che fa che abbiamo la situazione un po' assurda, che sui nostri giornali la borghesia discute della crisi del capitalismo e la sinistra invece no. L'ideologia dominante sulla sinistra rimane il keynesianismo di sinistra, soprattutto nel sindacato. La sinistra più radicale, quella con più coscienza di classe, ha delle forti inclinazioni verso il campismo e un anti-imperialismo un po' astratto. E abbiamo anche una importante corrente post-autonoma che ha parecchia capacità di mobilitazione, ma anch'essa non sostiene un progetto di ricambio un po', ecco, coerente. Abbiamo poi una corrente trotskista divisa nei suoi piccoli gruppetti che cercano, proprio in questi mesi, cercano di riaggrupparsi un momentino. Il mio piccolo gruppo, siamo 60 persone, cerca, in parte interviene nel partito Die Linke e in parte interviene in questo riaggruppamento con altri gruppi trotskisti. Vi ringrazio.